come ricaricare un accendino a gas. Prima di ricaricare con il gas, prendi qualcosa di simile ad un punteruolo. Può anche andare bene la punta di un curapipe e premi la valvola. Uscirà dell'aria, sentirai un sibilo. Se la sostanza che esce è fredda, si tratta di gas. Se invece a temperatura ambiente, è aria semplice. Quando il sibilo sarà terminato, il serbatoio sarà vuoto e potrai procedere con l'operazione di ricarica come di solito accade. Quindi procurati una bomboletta di gas, gas butano, specifico per accendini. E tieni capovolto l'accendino come, diciamo così, si può ben immaginare. Quindi mettendolo, diciamo così, capovolto. Inserisci a questo punto il beccuccio della bomboletta sopra la valvola e premi con decisione, ma non forzare troppo. Saranno sufficienti 4-5 secondi circa per ricaricare. Ogni accendino devi sapere che è fatto in maniera diversa e quelli con la finestrella permettono di vedere il livello dei gas. Per quelli che ne sono sprovvisti, insisti finché non li sentirai raffreddarsi. Una volta ricaricato, aspetta qualche secondo prima di accendere, perché a temperatura così bassa non sempre la fiamma parte alla prima scintilla. Tutto questo è quanto. Grazie a tutti per l'ascolto, grazie a tutti per la visione di questo video di oggi, in cui ho spiegato come ricaricare un accendino a gas servendomi del web. Ancora a voi un saluto da Leandro, narratore italiano.